Ricominciamo da capo. Certo, allora, questa, come vedete, è una banconota che ha avuto corso legale in Italia dal 1948 al 1965 più o meno. Era esattamente di questa dimensione, cioè per metterla in tasca occorreva piegarla in quattro come un lenzuolo. Mio padre nel 1956, per capire il valore intrinseco di questa banconota, prendeva tre di queste banconote e mezzo, cioè 30, cioè quella mezza era semplicemente tagliata a metà, però quella banconota lì tagliata a metà, come mi capitò una volta a me a fare a un certo personaggio dell'agenzia delle entrate, non dico di dove, che mi voleva ricattare, e io gli ho dato la metà di quello che mi ha chiesto. Tagliata a metà. Sì. No, il bello è questo, che gli ho dato la metà. E poi però ho detto, beh, la volta prossima, quando vedrò quello che hai scritto nella tua relazione, ti darò il resto. Siccome lui non ha avuto il coraggio di scrivere, io sono rimasto con la metà, ma lui è rimasto senza un cazzo. Allora diciamole queste cose che fanno bene. No, quando questa gente qua trova gente tosta, nel senso che non si fa mettere sotto a nessun livello, non sanno più che cazzo fare. No, guarda, io l'ho letto qualche giorno fa un libro di un autore di fantascienza fra i miei preferiti, che è Russell, non so se l'ha mai sentito, Eric Russell, è uno che scrive di fantascienza ironizzando sulla società e sulle modalità di approccio nelle società, facendo una specie di satira sulla società, satira sociopolitica, no? E lui immaginava un mondo in cui praticamente tutti i cittadini erano liberi e senza governi, non c'erano governanti, e l'unica regola che loro avevano era quella di poter rifiutare qualunque obbligo da parte di chiunque. Bastava semplicemente che loro dicessero mi rifiuto, no? C'era un casino, mi rifiuto. Come Gandhi, ma molto più di Gandhi. No, Gandhi combatteva, non è che si sia mai rifiutato, certo. Combatteva. Aveva un aspetto propositivo, è vero, l'hanno ammazzato per questo. Infatti, questa teoria filosofica che avevano messo in piedi, questa qua, si chiamava neogandiana, cioè che riprendeva le teorie di Gandhi sulla libertà e sul rifiuto dell'adempimento fiscale, eccetera. Che era soprattutto nei confronti degli inglesi, ricordiamocelo, che è tutto lì. Certamente. E quindi da questa base, insomma, ecco, è scaturita questa loro teoria del rifiuto. E questo, diciamo, è il modo più innocuo, non violento e determinato per mettere alle strette qualunque tipo di imposizione e di usurpazione, perché quando tu ti rifiuti di ricevere la bolletta della luce inclusa, una tassa infame, racconto questa che è troppo bella. Allora, io quando ero imprenditore, una delle mie aziende che ho messo in piedi era un'attività di import-export. A un certo punto mi sono fallite tre catene di supermercati nell'arco di da febbraio a luglio, in 5 mesi, e ho perso una perdita secca di circa 80 milioni, che all'epoca, parlo del 1989, era una cifra notevole. E siccome ero in fase di inizio dell'attività, perché stavo ancora investendo, eccetera, praticamente è come aver colpito al volo un uccello che salza in volo mentre salsa.
e quindi è stato drammatico. Come facevano quando c'era il tiro al piccione, che certo, era una cosa schifosa. Certo. Il più delle volte il piccione, quando gli facevano cadere la gabbietta, non capiva dov'era, certo, e rimaneva fermo, certo, lì, quindi avevano buon gioco. Certo. Tanto è vero, è stato eliminato per quella ragione. È la fase di debolezza, certo, questa, quella dell'abbrivio, no? Sì. In cui tutta la tua energia è messa nella crescita, nell'inizio dell'attività o del movimento, no? Come vuoi. Insomma, fatto sta che ho dovuto quindi chiudere l'attività, non sono fallito per fortuna, perché sono riuscito a gestire la questione in maniera, diciamo, opportuna, in modo da cercare di salvare il salvabile. Però ho avuto il piacere, la disgrazia, diciamo più che il piacere, di conoscere gli ufficiali giudiziari, quelli che vengono a fare i pignoramenti. Mi hanno fatto ben 4 pignoramenti. Dopo il terzo mi sono rotto il cazzo, ho detto oh, basta, perché nella prima fase ero come il piccione, stordito, ero in una fase di incompletezza, di incertezza, di dubbio. Avrò fatto bene, non conoscevo la metodica, non conoscevo il sistema, non sapevo gestire la situazione. Precipiti in una situazione che ti è del tutto sconosciuta alle persone normali, per cui non hai più soldi, non puoi quindi pagarti avvocati, non puoi avere consulenze di un certo spessore, appunto perché non puoi pagarle, non hai accesso agli atti perché non hai la possibilità di saperti gestire, per cui ti ritrovi nelle mani, sballottato nelle mani di questi delinquenti, perché ricordiamoci sempre che i tribunali fallimentari sono gestiti da giudici delinquenti, tutti, non ce n'è ogni tanto racchiappano qualcuno perché proprio non se ne può fare a meno, ma quelli sono tutti delinquenti. E tutti legati a un certo qual giro tra camorra, mafia, andrangheta, guarda, ti posso dire per esempio un appartamento che costa, non so, 100.000 euro, lì lo paghi 3.000. Cioè è uno strozzinaggio di una valenza assoluta. Cioè andrebbero messi in galera tutti, dal cancelliere al segretario al presidente del tribunale, tutti. E anche la forza pubblica che li sostiene. Ah, certo. Ricordiamocelo bene, certo. Ci sono certe casermette di carabinieri che te le consiglio. Quindi, proprio. Essendoci passato bene, io personalmente conosco perfettamente la questione e so perfettamente come ci si sente abbandonati dallo Stato, dalle istituzioni che ti dovrebbero sopportare e supportare quando tu hai necessità di essere supportato nel momento della difficoltà. E invece tranquillamente non gliene frega un cazzo a nessuno. Allora, sono venuti 3 volte, la quarta volta ho detto te addrizzo io. Allora mi sono andato a studiare tutto quello che è il codice fallimentare. E siccome io ho una buona mente, ho trovato una bella serie di falle, ma proprio una marea di falle. E ho detto, mo mette in culo, senti, allora io arriva, ero un ragazzotto, io avevo all'epoca un 40 anni, circa 42 anni, era nel 90, avevo 41 anni, e quindi ero ancora giovane anch'io, insomma, arriva uno che c'era avuto sui 30, 32, 35 anni, una cosa così, e si vedeva che era alle prime armi, ma comunque se era anche alle ultime armi non cambiava un cazzo. Insomma, fatto sta che questo diceva, allora alla fine fa tutto il bell'inventario, allora se questo eravamo questo, pignoravamo, ho detto sì, scrivi. Allora a un certo punto è arrivata alla fine, dice firmo qua, no, io ho detto non firmo un cazzo, non solo non firmo, ma mi dai un altro bel modulo della stessa dimensione che tu hai redatto, in cui io controdeduco tutto e te faccio un culo così. Dopodiché dice, ma no, allora firma, no, dice io non ce l'ho, non posso, chiamiamo i carabinieri. Ho detto, chiama i carabinieri. I carabinieri hanno risposto, lascialo perdere quello che te fa male. Dopo una mezz'ora che aspettava, no, perché hanno tergiversato i carabinieri, andiamo, non andiamo, che facciamo, no, perché i carabinieri mi conoscono bene. No, mi conoscono proprio bene, poi dopo ti racconto. Alla fine dice, va bene, allora almeno firma che tu fai il conservatore della tua roba. Ho detto no,
questi qua rubano tutti i giorni e io metto la mia firma sulla conservazione della roba che domani non c'è. Quindi rubano tutti i giorni, c'è il mio vicino gli hanno rubato 4 volte negli ultimi 3 mesi. Come è successo a me nella mia villa di Cervia. Certo, e io esatto, e io firmo la responsabilità se spariscono e pago pure se spariscono. Tu sei matto proprio, firmi te. Stai tranquillo che sicuramente quando tu torni i mobili e le masserizie che tu hai pignorato non ci sono più, ci puoi scommettere. Dice, ma come? Dice, sì, io ti guarda, tranquillo, vai. Insomma, questo ha preso, è andato, è sparito, non mi hanno più toccato. Da allora non ho più pagato un cazzo, ovviamente, perché devo recuperare tutto quello che mi ha fatto perdere questo cazzo di regime. Non è più venuto nessuno. Io non ho mai pagato una multa, mai pagato il bollo delle macchine, mai pagato un cazzo di quello che non potevo non pagare. Perché tu ci sei capitato in questa situazione e hai agito di conseguenza, però la maggior parte della gente quando sono terrorizzati, loro si basano esclusivamente sul terrorismo. Sì. Guarda, il giudice che mi ha assolto, ultimamente c'era anche lui all'ultima udienza, sulle diffamazioni supposte da parte del mio sindaco che diceva che l'avevo diffamato via internet, il che è vero nel senso lato del termine, io ho detto esattamente quello che lui è e non ha potuto dire niente. La giudice mi ha sentenziato appunto la mia innocenza esattamente sulla base di quello che avevo proposto io, cioè ha ripetuto esattamente le stesse motivazioni che io ho messo nella mia difesa. Capito? Se vuoi te le faccio leggere, sia la mia difesa che gli ho dato tramite il mio avvocato, che è scritta da me però, e sia la sua sentenza che era proprio la fotocopia. Identica. Allora, torniamo al libro. Questo per dirti che quando la gente sa quello che sa, conosce il modus operandi e le motivazioni che partono per fare quel tipo di operazioni da parte di questi delinquenti strozzini, questi usurai, sono solo dei magliari eccetera, magliari ripuliti, ma sono magliari, non ti possono più toccare, io li porto in processo, gli faccio un culo così, lo sanno e sanno pure che io glielo faccio senza remissione. Oggi presentiamo la denuncia contro la Raggi e dopo ti dico perché cazzo gliel'abbiamo fatta. Non è roba mia, bisogna dire la verità, questo è materiale che ci ha fornito un amico all'interno delle molto ben informato. Molto ben informato all'interno delle istituzioni, di cui ovviamente non posso fare il nome, ma che come tanti altri oramai sanno che noi non abbiamo remore e timori reverenziali verso nessuno e noi le denunce le depositiamo anche assumendoci la responsabilità, pure se non è nostra, perché quando studiamo un procedimento quello è. Adesso l'altro ieri è uscito. Allo scoperto, sono usciti allo scoperto quelli di Alleanza per l'Italia, mi pare che si chiamano, i quali hanno Alternativa per l'Italia, hanno fatto un procedimento ex articolo 700 che noi volevamo fare già 7 anni fa, poi non l'abbiamo fatto perché ci vogliono i soldi per fare l'articolo ex 700 e noi soldi purtroppo non ne abbiamo da investire in questo modo così, diciamo, banale. Quanto ci abbiamo? Non molto, vai. Vabbè, metti un'altra. Non c'ho altre. No, io. È l'elettricità. Ah, e allora, oddio, ho messo il filo. E questi da Alternativa per l'Italia stanno a fare. Ah, sì, hanno fatto questo procedimento ex articolo 700 in cui loro millantano la. Possibilità del rischio della recessione italiana dovuta a tutta una serie di. Come se non ci fosse. Sì, infatti. Come se non fosse già in atto. Di imposizioni, di usurpazioni, eccetera, da parte del regime che occupa le istituzioni attualmente. Regime illegale ovviamente e che quindi provoca danni all'economia, alla società e quant'altro e praticamente è stata copiata pari pari da 3 o 4 delle nostre denunce che abbiamo fatto 5, 6, 7 anni fa. Come ho detto sempre, noi siamo felicissimi che qualcuno ci emuli perché
va benissimo, perché noi vogliamo, non vogliamo il copyright di niente, non vogliamo avere l'esclusiva di niente, perché questo è a tutto vantaggio dei cittadini italiani tutti, lo dovrebbero fare tutti, quello che hanno fatto gli amici, questi qua di Alternativa per l'Italia, che seppure diciamo non sono nostri correligionari e non abbiamo niente a che spartire con loro, lo vogliamo mettere bene in chiaro in modo da non farci confondere, perché lì ci sono anche personaggi molto scomodi come Antonio Maria Rinaldi. Non sono scomodi, sono fanno parte del giro, certo, in un modo o nell'altro. Come Antonio Maria Rinaldi a dire che è contro il sistema quando per una vita intera ha lavorato per il sistema e per 10 anni ha fatto il direttore generale o il presidente, adesso non mi ricordo, l'amministratore delegato di Consob, di Consob al soldo della City di Londra. Quindi che cazzo mi viene a dire, non divaghiamo troppo perché sennò avremo troppe finestre. No, queste persone mascherano e questa è la loro attività con la loro competenza, con la loro presunzione, certo. A parte il fatto che non ce l'hanno oltretutto. Però hanno la dialettica, esattamente, sì, ma fino a un certo punto. Hanno capacità sicuramente non indifferenti rispetto alla massa della gente. Ma per tornare indietro, quindi, da allora, dal 1994, questo era nel 94, l'ultimo questo qua. L'ho salutato il tizio, quello, come si chiama, quello che viene a fare i pignoramenti, l'ufficiale giudiziario, lui mi disse allora va bene, firma il verbale che ho redatto io. Io ho detto no, io non firmo un cazzo, firmi te perché tu sei quello che dice che ci sono ste cose e se domani sparisce qualcosa vai in galera te. Certo. Perché tu sei il curatore, fallimentare, sì. Il curatore pignoramento. Pignoramento è praticamente un atto giudiziario. E certo, e tu sei responsabile perché custode firma, giudiziario. Io non firmo un cazzo, e da allora ovviamente mi sono sempre attenuto a questa regola. Allora, per tornare al discorso invece, questo libro è un libro... No, nella mia villa di Cervia sono spariti dei mobili antichi di grande valore, di cui una mia parente era custode giudiziario, ci fosse stato un carabiniere che abbia fatto qualcosa. Ma arriverà, non ti preoccupa. Sì, no, ma, io mi allora, preoccupo per, affatto. Per tornare all'inizio, questo volume da me redatto qualche anno fa, oramai sono 2 anni e mezzo circa che l'ho fatto, 2 anni, che ovviamente ha un'eccellente introduzione del dottor Giorgio Vitali che mi ha sempre assecondato in questa mia iniziativa, e questo libro parla praticamente della nascita della banconota e della moneta, prima della banconota, e poi dell'evoluzione nel corso dei secoli, a partire dal 3500 avanti Cristo con Assurbanipal e poi a scendere giù man mano fino a arrivare diciamo a mettere in chiaro ma Assurbanipal era ancora prima di Yahweh, quindi questi che dicono che Yahweh è Dio, ma che cazzo di dica che Assurbanipal è Dio, no? Non Yahweh, semmai. Allora, per tornare al discorso, qui vediamo le tecniche nel diagramma messo in questa pagina, evidenziate le tecniche di gestione del controllo da parte degli usurai banchieri nella gestione della moneta fin da allora. Questo è un diagramma che considera la svalutazione a partire dall'anno 0 all'anno 250 dopo Cristo, e si vede che appunto Ottaviano aveva valutato la dracma in 3,63 grammi d'oro, d'oro fino al, con l'epoca non era così fino come adesso, ma insomma diciamo attorno comunque era oro di riferimento al 98-97%, e poi tutte nel corso dei decenni le varie oscillazioni della quantità d'oro percentuale all'interno della moneta, dove si vede che attorno al 265-70 dopo Cristo praticamente l'oro non c'era più. Era solo... È l'apporto del cristianesimo, la vera religione, ma questo che toglie l'oro. L'abbiamo detto anche in un'altra conferenza, questa è la rappresentazione dell'intervento del cristianesimo nell'attività bancaria.
L'attività bancaria all'epoca aveva un senso in quanto aveva un controllo da parte della gestione, come si dice, no, atea, non religiosa, come si dice? Laica, ecco, non mi veniva. La laica da parte dell'imperatore e da parte dei munificatori, numificatori, no, cioè quelli che preparano le monete, addetti a preparare le monete e a gestirle, ecco. E quindi ecco, questa è l'oscillazione nel corso dei decenni, per poi arrivare attorno al 270 d.C., che ricordiamoci era già all'epoca l'economia era in mano ai cosiddetti cristiani, i quali avevano il controllo dell'economia e quindi anche di tutta la monetizzazione, del controllo bancario e quant'altro. Il primo passo è stato l'assegnazione da parte di certi imperatori ai vescovi di gestire i funerali. Ecco, come oggi. Di tutto e di più, anche esattamente. Quello. E quindi ecco, andiamo avanti, sorvoliamo perché sennò siamo qui 3 anni. Diciamo, questo è il racconto dell'evoluzione della gestione della moneta, non tanto della moneta, ma della gestione della moneta nel corso dei secoli, per arrivare poi alla situazione attuale, ma con tutte le varie fasi, diciamo, più rilevanti, dove sono state evidenziate le responsabilità e le responsabilità morali, oltre che penali o civili, no? Proprio le responsabilità morali religiose. Chi gestisce la religione gestisce il denaro. Se è un prete cattolico gestisce anche il denaro. Sono la stessa cosa. Guarda, fin dall'inizio. Come dimostrano le indulgenze, se tu vendi a denaro il paradiso, cazzo è, per te cosa significa il denaro? Se il denaro è quello che tu dai in cambio a un bene, se tu il paradiso lo dai in cambio a denaro, per te che cos'è il paradiso? È il denaro. Certo. È il dio Mammona. Per la regola del trapasso, no? Non solo del trapasso, ma la regola una regola matematica, cioè se per te è quello che consideri valido, quella regola lì è la tua, regola principale. Esattamente. E se tu vendi l'indulgenza, hai già detto chi sei. Allora, tutto il gioco del denaro è sempre stato gestito dai preti. Sempre, in tutte le culture, in tutte le civiltà. O come minimo dalle caste sacerdotali, per dirlo meglio. Dai preti intendo dire, caste sacerdotali, certamente. Fin da quando c'erano le caste sacerdotali negli centri oracolari, fin da allora, cioè fin dalla nascita proprio della religione in quanto istituzione, diciamo, coordinata. Andavano in certi centri oracolari, gli davano da bere dei sonniferi, e mentre quelli dormivano gli fregavano i soldi, quello che c'avevano, non solo, ma poi c'era la prostituzione sacra, allora uno dice, queste se concedevano in onore della dea, ma che gli davi i soldi, perché quello dopo che aveva ottenuto la grande meraviglia della scopata divina, faceva l'offerta. Qua è raccontato. Faceva l'offerta. Nel libro è raccontato. Basta ricordare quel centro oracolare che era in Sicilia, vicino a Erice. Adesso non mi ricordo più il nome. E lì c'è un altro centro oracolare adesso. Sappiamo. A Erice c'è un altro centro. È gestito sempre da un supercattolico, quindi che le cose non sempre professor l'ericino scienziato, diciamo. Professor Zichichi. Andiamo avanti. E quindi qua ci sono poi la rappresentazione di tutta l'evoluzione del concetto di moneta a livello mistico, a livello proprio profondo, gestito dalle varie casse sacerdotali che si sono sostituite, e oggi abbiamo la cassa sacerdotale più imponente e più antica esistente al mondo, che è il Vaticano, dove attraverso, diciamo, giri
diciamo, finanziari mondiali, più o meno occulti, più o meno occulti, detengono circa 64.000 tonnellate d'oro, cioè la ricchezza vera, circa 2/3 della ricchezza mondiale in oro, capito? E qui poi andiamo a considerare tutte le varie monete, le varie motivazioni del perché esiste la monetazione, perché esiste, che evoluzione ha avuto nel corso dei secoli, le varie normative che si sono avvicendate nel corso dei secoli, le varie motivazioni morali, esistenziali, eccetera, eccetera, fino ad arrivare alla proposta delle nostre possibili soluzioni. E qui ci sono tutta una serie di disquisizioni in merito alla evoluzione della moneta, alla vera e onesta gestione della moneta, e ovviamente della banconota, che è la correlazione della moneta, e poi alcuni esempi storici importanti che hanno rilevato, tipo il MEFO per esempio tedesco, o tipo quelle sono le amlire, no, non sono amlire, queste sono quelle altre, sono monete di occupazione. No, questi sono dollari. Ah, sono sbagliato. Tutti dollari. Sì, hai ragione. E quindi tutte le varie metodologie nel corso per la monetazione nelle varie epoche storiche, fino ad arrivare appunto alle cambiali sociali, e poi spiegare che cos'è la cambiale sociale, il calcolo del reddito annuale da signoraggio che detengono queste banche internazionali criminali, in maniera molto eretica. Questo è un libro eretico, fuori dagli schemi tradizionali degli studi pseudoscientifici dei grandi finanzieri internazionali, dei grandi teorici internazionali tipo Keynes, Sykes, Hayek, eccetera, eccetera. Qui prendiamo in considerazione molto larvatamente solo l'operato di Gessel e di qualche altro eretico anche lui, tipo per esempio pure Marco Sabba, per citare uno, un collega recente, vivente, e poi tutta una serie di argomentazioni che riguardano sempre gli aspetti socio-economici, monetaristici, appunto la differenza fra banconota, nota di banco, biglietto di Stato e quant'altro, la differenza fra gestione della moneta direttamente dalla banca centrale controllata dal Tesoro rispetto a una banca centrale esterna, mondialista, e quindi tutta una serie di altre argomentazioni analoghe, ma poi anche la presentazione la dimostrazione matematica del teorema che ho chiamato della cipolla, che però spiega bene come funziona l'emissione monetaria e quali possibilità ha e come è possibile utilizzarla in maniera positiva, in senso umanistico, in senso rispettoso della morale e della etica sociale, nel senso della dottrina sociale, quella che solo formalmente dottrina elaborata e diffusa dalla Chiesa secondo i principi fondamentali di prendere per il culo la gente. E certo, lo sappiamo bene, da Pio IX in particolare a seguire. Questo ultimo infame, che si chiama Jorge Mario Bergoglio, ne è la dimostrazione lampante, vivente, di quanto può essere infame intrinsecamente una persona. Malvagio. È intrinsecamente falso, ipocrita, come principio fondamentale di anticristianesimo, perché Cristo aveva tuonato contro questi ipocriti. Ricordiamoci Cristo Seneca. Sì, ecco. Esattamente. Che è tutt'altra cosa. Esattamente. E con questo, cari amici, chiudiamo qui. Bye bye, sempre. Ciao. So long. Sempre, sempre, so long. Sempre, sempre. Così lungo.